Con questa locandina della Torino Simbolo parliamo delle ultime tre partite, anzi delle ultime due partite del Grande Torino e della prima successiva alla sua morte. Il 30 di aprile 1949 il Torino affronta l'Inter a San Siro. Se il Torino pareggia o meglio ancora vince, virtualmente si riconferma campione d'Italia perché le partite che lo separano dalla fine del campionato sono contro squadre molto abbordabili. Valerio Bacigalupo disputa probabilmente il miglior incontro della sua stagione e con delle parate eccezionali riesce a inchiodare l'Inter sullo 0-0. Il Torino diventa praticamente campione d'Italia per la quinta volta consecutiva e ottiene dal presidente Novo il permesso di andare a giocare la partita amichevole a Lisbona, dove il 3 disputa la partita contro il Benfica di Francisco Ferreira, conclusa con la vittoria dei Lusitani con il punteggio di 4-3. Il giorno successivo ritorna a Torino, dopo lo scalo tecnico a Barcellona, si disintegra sul terrapieno della Basilica di Superga. Mossi a emozione, a commozione da questo fatto luttuoso per lo sport mondiale, la squadra del River Plate, una delle più titolate del Sud America, decide di venire in Italia a giocare una partita di beneficenza. Il 26 di maggio del 1949 il River Plate affronta una compagine che si chiama appunto Torino Simbolo e che racchiude al suo interno i migliori giocatori italiani e stranieri che militano nel campionato italiano. La partita si conclude per 2-2 e lo Stadio Comunale di Torino decreta il successo dell'iniziativa con la totalità dei fondi devoluti alle famiglie delle vittime.